se mi permettete vorrei presentarmi. Io sono il vice direttore generale dell'UNESCO e sono il responsabile del settore cultura dell'UNESCO. Prima di questo, per circa 10 anni, sono stato responsabile della direzione del patrimonio mondiale, la Convenzione del patrimonio mondiale, il patrimonio dell'umanità. Ma prima e dopo sono veneziano, e sarò veneziano, sono architetto urbanista, sono un docente dello IUAV, parlo davanti al mio rettore Amerigo e vicino a molti colleghi con cui abbiamo nel passato e anche nel presente condiviso lavoro e esperienza, a partire da Leonardo con cui abbiamo un'antichissima amicizia, Patrizia Gabellini ovviamente, Daniele Pini con cui ancora adesso lavoriamo, e presenterà lui stesso alcuni dei progetti UNESCO su cui lo abbiamo coinvolto. Quando ho visto il titolo ho detto: questo è certamente un tema centrale dell'azione non solo del FAI, ma direi dell'azione internazionale, quindi ho deciso di venire per parlarvi un po' di quello che l'UNESCO ha fatto negli ultimi 10 anni in questa materia, un tentativo che vedrete abbastanza avanzato di ristudiare, di ridefinire la città storica nella prospettiva del secolo XXI, un secolo nel quale già nei primi 10 anni l'abbiamo visto molto bene. Le forze dell'economia si sono sviluppate in modo tale, con tale rapidità e violenza, da poter temere veramente che il patrimonio storico non possa che diventare una specie di zoo, una piccola riserva di memoria in via di sparizione, se non faremo insieme collettivamente uno sforzo molto forte, molto determinato, di rimettere al centro della società il patrimonio, la cultura. Ho letto l'altro giorno questo bellissimo discorso che ha fatto il presidente Napolitano su questa questione. Mi sembra giusto partire da questo, perché in realtà poi centri storici, architettura, centri storici, città storiche, patrimonio sono dentro quel discorso. Cioè, lui ha detto una cosa raramente si sente nella bocca di politici, soprattutto a quel livello, che il futuro strategico dell'Italia, e non solo dell'Italia, sta nella creazione di un rapporto efficace fra cultura e sviluppo. Quindi è in quell'ambito lì, secondo me, che tutto il ragionamento che stiamo per fare su città storica, su patrimonio, va messo. Perché se non lo mettiamo in quell'ambito, in un ambito di prospettiva, di visione, restiamo gli ultimi dei moicani, restiamo i difensori di una trincea sempre più ridotta, di un patrimonio sempre più piccolo. Quindi va cambiata completamente l'atteggiamento e la posizione che spesso noi conservatori del patrimonio abbiamo, quella di essere diciamo in un fortino assediato con Iliani o qualunque altra forma di attacco che ci circonda, e ovviamente con una situazione di continua restrizione dell'ambito protetto. Certo che c'è molto da temere, non è che possiamo dire che abbiamo risolto il problema semplicemente enunciandolo, ma certamente se noi cambiamo l'approccio, cambiamo la postura, per la posizione, e mettiamo la cultura al centro di tutte le operazioni strategiche, quindi siamo, diciamo, noi a condizionare, a giudicare gli atti di governo, di decisione, attraverso un filtro culturale, che è il discorso di Napolitano, abbiamo più speranza di diciamo estendere il concetto, i modelli e i paradigmi culturali anche alle future azioni di intervento sul territorio, sulle città, sul patrimonio. Questo è un pochino, veramente detto in modo filosofico, il senso di un'operazione che ho avuto il privilegio di condurre, ma non è certo una mia operazione, è un'operazione che ho innescato, forse ho appoggiato, ma che è stata fatta da tutta una complessa, grandissima comunità di esperti e di anche di rappresentanti degli stati dell'UNESCO negli ultimi 10 anni. Di questo che volevo parlare, perché è un po' centrale rispetto al nostro tema. Ci avrò molte altre cose da dire naturalmente sul patrimonio e su come
come sta andando, ma magari non me ne riservo con qualche esempio. L'operazione che noi abbiamo fatto è stata quella di riscrivere sostanzialmente la carta della conservazione urbana o le carte della conservazione urbana che c'erano state, ci sono arrivate dal passato, da un passato importante, glorioso. Leonardo ne ha appena evocato alcuni frammenti. Certamente l'Italia è stata uno dei paesi che ha dato di più contributi teorici e pratici alla conservazione delle città storiche, ma certamente non è l'unico paese in cui sia stato fatto questa esperienza, anzi direi che guardando in giro per il mondo ce ne sono moltissime altre e anche molto interessanti, e spesso dobbiamo anche imparare da loro, che gli italiani pensano spesso di essere gli unici che hanno conservato i centri storici, ma no, non è così. E certamente una importante quindi lezione viene dall'Italia in questo campo. Una lezione che ovviamente ha avuto poi in Bologna, qui abbiamo l'assessore al centro storico di Bologna, no, scusate, all'urbanistica di Bologna, che si occupa anche quindi del centro storico, e ci dirà poi certamente cosa è successo dopo la grande avventura di Cervellati e Scannavini, ma certamente l'Italia ha dato sicuramente messaggi importantissimi e anche strumentazioni e modelli che sono stati seguiti in tutto il mondo. Tuttavia, anche se l'Italia è arrivata a livelli elevati di elaborazione, non si è mai usciti da una logica di distretto. Scusate, semplifico molto, ma capite cosa voglio dire, i miei amici lo capiscono subito. Cioè, si è sempre vista la città storica come una parte separata della città, tant'è vero che i piani regolatori, quasi tutti, compreso Bologna se non sbaglio, hanno una specie di zona rossa, zona blu, zona bianca, zona grigia, chiamala come vuoi, che è il centro storico, e poi c'è il resto della città. Questa impostazione, che ovviamente anche Astengo ovviamente aveva contribuito, che ovviamente è quella che consente di fare nella città storica delle politiche di intervento diverse, quindi utilizzare sistemi di regolamentazione e anche di intervento speciale, e che quindi è fondamentale per compensare, diciamo, alcuni costi marginali addizionali che ci sono nel restauro delle città storiche. Tuttavia ha una logica, è la stessa logica che si usa in Francia con il secteur sauvegardé o qualunque altra parte del mondo con il distretto storico. Questa logica ha anche un grosso difetto, che separa la città storica dal resto. Separandola ne cambia le funzioni. Io so che Cervellati e Scannavini avevano in testa una specie di città utopica nella quale ricostruito l'ambiente fisico e conservato l'ambiente fisico, anche l'ambiente sociale si sarebbe conservato. Ma veramente è molto difficile vedere qualunque esempio, cioè non c'è più un esempio, non so se Bologna sarà un'eccezione, dubito, di città che sia riuscita a mantenere questo equilibrio. Cioè in realtà la separazione del centro storico dalla città è stata una delle ragioni per cui la città storica poi si è specializzata in un'altra funzione, ovviamente quella più redditizia, che è quella turistica. Noi siamo veneziani, sappiamo tutti, possiamo anche piangere un po' addosso, ma Venezia è veramente il caso più evidente, no? non c'è più la città, ci sono solo i turisti, il parco tematico, eccetera, eccetera. Forse va anche ristudiato un modo di capire cosa si potrà fare in futuro, ma non voglio aprire quel capitolo lì. Ma tutte le città hanno questa funzione qui, città storiche, la maggioranza delle città storiche hanno cambiato funzione, sono diventati dei parchi tematici, delle volte famosi, importanti come Venezia, altri meno importanti, nel caso di Perugia, che le città, la stessa cosa. Che a Venezia è rimasto solo cinema, forse ne avete due, anzi in questo momento. Due? Capitale mondiale del cinema, c'è due cinema. Quindi più o meno siamo lo stesso processo. E credo che la stessa cosa la vediamo dappertutto, a Roma, dappertutto. Quindi il problema è che specializzando quell'elemento della città si è aperta la porta a un altro processo, che è quello che ha totalmente snaturato lo stesso processo. Anche quando è il caso di Perugia, è il caso di Venezia, la parte invece edilizia, architettonica, in realtà è stata abbastanza conservata. Perugia è una bella città dal punto di vista fisico e del suo restauro dei suoi monumenti, e anche con interessanti esperimenti nel trasporto, per
persone, queste bellissime scale mobili, tutto bellissimo Perugia, però non c'è più la città nel senso, diciamo, originario del termine, quando abbiamo detto conserviamo la città storica per conservarne non solo le pietre, ma anche i valori legati ovviamente alla storia e alla, alla società. E tutto questo è molto serio. E mi ha fatto una riflessione su questo, no? Perché avendo salvato la città storica definendola come oggetto speciale, ne abbiamo creato invece, no? Ne abbiamo trasformata completamente dal punto di vista del suo senso, del suo valore. Ora, i valori di una città storica sono molti e molteplici, ed è su questo tema dei valori che noi abbiamo svolto una riflessione importante a livello internazionale. Perché quello che ci è arrivato dalla disciplina umanistica e dall'architettura e dalla conservazione, dalla tradizione della conservazione, fondamentalmente è un ragionamento sulla conservazione dei valori costruiti, cioè quindi i monumenti delle città, e poi quando c'erano appunto gli architetti e i conservatori, poi quando sono arrivati gli urbanisti, anche il tessuto minore, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente un elemento costruito talmente forte è questa diciamo, visione, che persino nel più importante atto internazionale che tratta di patrimonio, cioè la Convenzione del Patrimonio Mondiale, le città sono definite, cosa che mi ha sempre sbalordito, ma è così e non sono riuscito ancora a cambiarlo, sono definite come insieme di monumenti, non quindi come qualcos'altro. Allora, noi abbiamo ripreso questo problema e abbiamo un lavoro che è durato quasi una decina d'anni, a cui tra l'altro ho partecipato anche Daniele Pini e altri, moltissimi altri. È stata un'operazione di scala mondiale, dove abbiamo coinvolto centinaia di persone in decine e decine di incontri, eccetera, per risparmiare la storia. Ma abbiamo cercato di ridefinire un po' quello che dicevi tu, Leonardo, cioè ridefinire la città non tanto in quanto un distretto storico, ma come noi l'abbiamo chiamato, suggerisco di utilizzare questo termine che ormai è anche i crismi della benedizione internazionale, paesaggio urbano storico, dicendo con questo che la città non è solo appunto un elemento costruito, ma è un elemento che fa riferimento a un suo sistema naturale, che va considerato molto di più e con molto più interesse, gli va dato molto più importanza di quello che noi normalmente facciamo, anche per evitare alcuni disastri che poi succedano, quindi capire bene, no, la struttura naturale su cui le città sono costruite. Un elemento legato appunto alla sua storia, quindi alla sua stratificazione, quindi l'elemento della stratificazione come elemento fondamentale per la lettura e interpretazione di un centro storico urbano, l'elemento legato alla sua relazione con il sistema territoriale, quindi non solo la relazione diciamo, progettata, quindi gli assi visivi o tutto quello che è relazione fra città e, diciamo, e paesaggio nel senso fisico, ma anche molto di più, perché una città non è un elemento isolato, è sempre stata legata a un territorio attraverso le vie di comunicazione, le vie, i canali, tutto quello che sono, quindi la relazione con i territori. Poi ovviamente i monumenti sono importanti, ma è uno degli elementi che va messo al centro della relazione di conservazione, e dopodiché anche tutto l'elemento meno tangibile, che deve avere la stessa importanza, l'elemento sociale ovviamente, l'elemento economico, l'elemento di memoria, la dimensione della memoria della città, che è importantissima, senza la quale le città non esistono, eccetera eccetera. Quindi questi, come vedete, è un sistema di valori, non è il valore monumentale, ma è un sistema di valori assai articolato, difficile delle volte da interpretare, capire, anche tradurre in termini operativi, difficile da trasformare in piani regolatori o in progetti di città, guardo Patrizia e la sua responsabilità attuale, ma senza questo approccio integrato, che tra l'altro, come vedete, ha il vantaggio di rompere, diciamo, il problema del perimetro della città storica, quindi di cominciare un'operazione di integrazione fra distretto storico e il resto della città, e quindi forse anche eliminazione di questa differenza, anche perché è difficile definire cosa è storico e non è storico, abbiamo molti
molti esempi anche di parti di città moderne o relativamente moderne, sono storiche come le altre, però non sono nella zona grigia o nella zona rossa. E quindi c'è anche un elemento di che cosa è storico e chi lo decide, molto, molto importante da mettere avanti. Quindi io penso che invece vada diciamo, invece di avere dei luoghi storici, dei luoghi non storici, vada utilizzata un approccio che valorizza tradizione, stratificazione, rapporto fra città e territorio, come vengono appena detto, anche come strumento per la progettazione e la gestione della città moderna. La città moderna, adesso parliamo moltissimo di sostenibilità, tutto quello che è legato a queste dimensioni, diciamo, di risparmio energetico, di durabilità, eccetera. Ma la città antica non è per definizione, perché è stata progettata quando l'energia era molto scarsa, quindi la città antica è una città sostenibile molto prima ancora che il termine sostenibile venisse inventato. Quindi possiamo imparare dalla città antica e dalla stratificazione, dalla sua stratificazione, molte lezioni per il futuro. Quindi è questa la forza del discorso che noi stiamo facendo, che non è un residuo dopo che... No, non è il residuo, non è appunto lo zoo, cioè, non è lo zoo di cui dobbiamo chiuderci, ma è al contrario la risorsa, risorse in termini culturali che dobbiamo utilizzare per guardare alla città del futuro.